nella puntata precedente. Mi è sembrato di vedere una roba bianca là in fondo. Sappiamo che una bambina si è persa dentro questo bosco. Cos'è stato? Facciamo il libro. Qui? Oh! Ah! Che male! C'è qualche bambina in questo bosco che si è persa, che vuole venire a comunicare con noi con questo libro? Aprile è il mese in cui ti hanno sparato? Forse. Forse. Sei realmente una bambina? Penso. Beh, ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta perché... No, che spavento. Perché giustamente gli anni per noi passano, gli anni qui passano. Bravissima. Ma per lei no. Brava. Quindi penso, nel senso che magari lei quando è morta non si ricorda. Certo. C'è qualche... Ho sentito una voce. Sì, anch'io. C'è qualche altra entità qui con noi? Cos'è? No, bianco. Bianco. C'è qualche altro fantasma qui con noi? In mezzo, niente. Niente. Evidentemente c'è solo lei. Bambina. Tu sei consapevole che la tua vita si è bloccata tanti anni fa in questo posto? No. No, vabbè. No. Ecco perché. Non è consapevole. Ecco perché. Ci sta tutto allora. Ci sta anche la risposta che hai dato prima. Il forse. È vero. Il forse che ha dato prima. Cioè il penso. Eh sì. Non si rende conto. Ecco perché ha detto anche... Porca miseria. Tu sei consapevole che la tua vita si è bloccata tanti anni fa in questo posto? Tu sei consapevole che la tua vita si è bloccata tanti anni fa in questo posto? Prova a chiedere, non lo so, se riesce a dire il suo nome o a che età, non lo so. Sai dirmi il tuo nome? Rivederlo. Rivederlo. Forse... Boh. Non è preciso, però... Cacchio! Cosa? Sai cosa mi è venuto in mente? Se lei è confusa, non sta capendo cosa gli è successo... E qui c'è quella che potrebbe essere, sembra una lapide, magari in memoria, non lo so. Noi è una teoria che stiamo facendo. Sì. Non ci so, non c'è un nome sopra. Quindi è come se lei il suo nome non lo vede. Può essere. Se lei non vede il suo nome. Porca! Che spavento! Ma questi sono botti. Sì. Ci sta, è il primo dell'anno. Lei vorrebbe rivedere il suo nome, secondo me. Bambina, qua dentro ci sono tanti nomi. Puoi indicarmi qual è il tuo, per favore? Augusta? Augusta?
Augusta! Cioè, Augusta! Aspetta che metto a fuoco bene. Augusta! Ti chiami Augusta? È così? Puoi confermarmelo? Attraverso lo strumento? Abbiamo acceso una candela. Per te, per ricordarti e per parlare con te. Cioè, quindi sta povera bambina? Cioè, si è persa. Sì. E quindi già la sventura di perdersi, di perdere i genitori. È stata uccisa. Che c'è? Ho visto ancora la lucina di prima. E che il fatto è che non ricordandosi come è morta, noi non siamo neanche in grado di fargli delle domande mirate. Certo. Cioè, tu capisci? Bambina, hai un messaggio da darci? Cambia domanda? È successa una roba assurda. Cioè? Oltre al tuo rilevamento volto, sempre sul tuo volto ne è apparso uno piccolino così. Proprio così. Ok. Bambina, hai un messaggio da darci? Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Cambia domanda ancora. Non ci credo. Cos'è? Non so io niente. Ho sentito una voce dietro. Una voce? Sì. Chi c'è? C'è qualcuno? Un'altra domanda. Cos'è? Non so io niente. Cos'è? Non so io niente. Sì, perché è calato il buio e io ho paura. Dobbiamo andarcene? Affannosa. La situazione si sta facendo strana. Secondo me questo bosco di notte... Siamo in pericolo? Divieto. Come se ci fosse vietato stare sì, qua? Sì, di notte questo posto cambia, di notte quindi questo posto cambia. Quindi stai... Ok. Sto iniziando a sudare. Non possiamo più stare qui? Cos'è uscito? Niente, in mezzo, il bianco. Bianco. Non possiamo più stare qua perché siamo in pericolo? Altri. Arrivano altri. No, dai, ho paura di... Ma hai sentito? No. Arrivano altri. Amo. Qua dovrebbe passare la via Appia. E se fossero stati i cavalli? Sì, questa è una zona particolare. Qui hanno fatto comunque combattimenti su questi terreni qui. Quindi ci sta che arrivino altri. E io mi sto cagando addosso. Dobbiamo tornare a casa? Che dice? Non vedo. Stelle.
L'ultima domanda. Facci per favore capire cosa dobbiamo fare. Eguagliare? Scusami, eguagliare. Sì. Ovvero rendere una cosa uguale all'altra. Potrebbe essere anche portare due livelli allo stesso piano. Oddio, che la notte... Far incontrare il mondo dei vivi, oddio, col mondo dei... Sei impazzito! Ti fai spaventare! Alzati! No, ti prego, andiamo via! Ti prego, alzati, andiamo via! Devo chiudere la... Ti prego, ti prego! Ti prego! Ti prego, ho paura, ti prego! Devo chiudere la seduta! Ti prego, ti prego! Oh mio Dio! Per favore, prendi coraggio, per favore, andiamo via. Ti prego. Devo chiudere la seduta. Ti prego. Sto tremando, ti prego. Non si vede niente. Da ora, tutti gli spiriti non possono più comunicare con noi. La seduta è chiusa. L'hai stoppata questa? No. Guarda quanto ha registrato. 1:39. Forse ricomincia da capo da sola? Non lo so. Io spero che ci siano le riprese. Spero veramente. Assurdo. Controlleremo. Ehi, mi ha ucciso. Ma guardate che ho combinato. Ho ficcato il dito nella cera. No, vabbè. Cioè, raga, scusami, eh. Io voglio fargli vedere la situazione qua. Cioè, guardate. In che condizioni di luce siamo. Ragazzi, questo posto di notte cambia totalmente. Assurdo. Cambia totalmente. E devi andare via. L'unica è andare via. Sì. Infatti noi adesso ce ne stiamo andando, ma molto 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 velocemente. Che siamo in rec perché può succedere qualsiasi, sì, cosa. Sempre. Vaffanculo che spavento. Che postaccio. Che postaccio, raga.